Il Parco del Matese è di nuovo al centro della nostra attualità. Ne parleremo oggi con un ospite e un tecnico, se preferite, per fare un rapido bilancio. Parleremo delle sue probabili evoluzioni da parco regionale a parco nazionale, quando potrà avvenire tutto questo e quali i vantaggi o gli svantaggi. Subito dopo la sigla, qui a Dietro la Notizia, ne riparleremo con un ospite importante. Rieccoci dopo la sigla e andiamo a presentarvi l'ospite che è il dottor Vincenzo Girfatti, presidente del Parco regionale del Matese dal 2018. La prima domanda è d'obbligo, presidente: a che punto è l'iter per il Parco nazionale? Una domanda che tutti quanti si aspettano. Innanzitutto grazie per O meglio, una questa, risposta in questo caso. possibilità di chiarire quella che è la domanda che probabilmente molti cittadini e amanti del Matese si pongono ormai da tempo. Io mi sono insediato, come dicevamo anche prima della trasmissione, il 20 giugno del 2018, dopo un mese. Fummo convocati per un tavolo tecnico al Ministero dell'Ambiente insieme alla Regione Campania e alla Regione Molise per avviare l'iter e avviare i lavori preparatori, ovvero la perimetrazione, la zonazione, che poi è stata presentata successivamente da ISPRA, che è il braccio tecnico del Ministero dell'Ambiente. Ad oggi la situazione è la seguente: la Regione Campania ha fatto una proposta di perimetrazione, il Ministero dell'Ambiente ha riscontrato questa proposta, ritenendola in alcuni punti migliorabile, e quindi si sta avviando adesso un'interlocuzione che porterà ovviamente ad un contraddittorio tra i soggetti presenti al tavolo, quindi la Regione Campania, in questo caso anche il Parco regionale, molti comuni della provincia di Benevento, per cercare in qualche modo di definire il perimetro. Chiaramente ci troviamo, lo vedete anche dalla mia mascherina, in un periodo molto difficile dove anche il coinvolgimento di tutti gli attori dello sviluppo del territorio e che seguono con una certa ansia e anche con una certa aspettativa questa problematica, che non è tanto una problematica perché la dobbiamo secondo me vedere da un punto di vista positivo, cioè questo miglioramento del territorio complessivo, chiaramente hanno delle difficoltà perché non è sempre semplice purtroppo interloquire in questo periodo. Immaginiamo che entro l'estate ci sarà una definizione di perimetro o quantomeno si avvii questo contraddittorio. Per quanto riguarda il Molise, e chiudo giusto per dare una informazione completa, il Molise aveva già proposto una perimetrazione, in questo momento c'è anche un grande fermento tra gli amministratori, tra i sindaci, dei comuni molisani, e penso che a breve verrà avviato un confronto tra le due regioni. Noi come parco cerchiamo ovviamente, come abbiamo fatto fino a questo momento, di essere un po' dei facilitatori, cerchiamo in qualche modo di mettere al tavolo tutti i soggetti per cercare di arrivare ad una definizione. Presidente, quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi se da parco regionale passiamo a parco nazionale? Allora, Rapidamente, io non ovviamente. voglio parlare di svantaggi, perché quando mi sono insediato e ancora oggi vedono tutti quanti i cittadini del parco, dei comuni del parco regionale, il parco come un nemico. In 2 anni e mezzo, quasi 3, molti mi hanno riconosciuto per il lavoro arduo che abbiamo messo in campo, che ci sono delle potenzialità. Il parco nazionale potrà rappresentare tutte le potenzialità inespresse dal parco regionale, o se volete, un pizzico per un pizzico di immodestia, ma di riconoscimento che mi è stato dato, per quelle attività messe in campo fino ad oggi. Con un parco nazionale, con un regolamento, con un piano, con tutti gli strumenti di gestione che oggi non abbiamo nel parco regionale, sicuramente il territorio potrà, spero ovviamente, decollare e andare in una direzione di sviluppo sostenibile, come spesso sento dire. Ebbene, proviamo a fare un po' il riepilogo delle iniziative di valorizzazione del territorio. Ma noi abbiamo fatto, da quando mi sono insediato ad oggi, immagino quasi
150 iniziative. Abbiamo portato il Parco regionale a Berlino, alla più importante mostra del turismo internazionale a Rimini. L'abbiamo portato a Milano presso lo Spazio Campania, grazie anche ad una collaborazione con l'assessorato diretto dalla ex assessore Sonia Palmeri. Abbiamo collaborato in maniera fattiva e sinergica con l'assessore al turismo della precedente giunta Corrado Matera. Abbiamo messo in campo dei regolamenti provvisori per la navigabilità delle acque del Matese. Tutti si ricorderanno l'estate scorsa quale problema fu sollevato per la impossibilità di andare con delle imbarcazioni a remi sul lago Matese. In 7 giorni abbiamo risolto il problema. È difficile elencare tutte le iniziative. Dietro c'è un lavoro straordinario, fatto non solo da me, ma da uno staff di persone, di dipendenti del parco straordinario, che hanno lavorato, si può dire, notte e giorno. Notte e giorno. A breve, come dicevo poc'anzi, presenteremo il Museo Multimediale del Parco Regionale del Matese, che è un altro piccolo traguardo, per lasciare un segno, un simbolo di quello che è stato e di quello che abbiamo voluto fare, anche per dare la giusta contezza al territorio dell'attività del parco. Lei mi parlava prima del museo virtuale, si tratta di un museo virtuale, possiamo accennarlo Allora, è brevemente? un museo multimediale che ha sede presso il Palazzo Ranieri, che ci ospita, a San Potito. Abbiamo voluto fosse a San Potito proprio perché San Potito ha ospitato la sede del Parco regionale per questi 19 anni, l'anno prossimo saranno più o meno 20 anni, da quando c'è stato il primo commissario Frassinè. E abbiamo voluto creare un ambiente molto elegante, mi consentirete di utilizzare questa parola in linea un po' anche con lo stile del palazzo che ci ospita, dove ci sono dei pannelli che rappresentano un po' la flora e la fauna del Parco regionale del Matese, con un grande schermo dove sarà possibile vedere dei video e diciamo dei filmati di tutti i comuni del Parco regionale del Matese. Ovviamente approfitto di questa sede per ringraziare la professoressa Yolanda Capriglione, che ci ha dato una mano straordinaria, devo dire la verità, è stato il mio angelo custode, nonché l'ideatrice e colei che ha praticamente scritto i testi, che poi leggerete quando faremo la presentazione. Come dicevo poc'anzi, mi farebbe piacere, anche se Caserta Sera ci desse una mano, a divulgare e diffondere questo museo multimediale. E poi ci sono dei ringraziamenti d'eccezione che devo fare. E ne approfitto, e approfitto di questa sede, al maestro Luca Signorini e alla straordinaria Christian Filangieri. Che mi pare che abbia Non lo letto. diciamo, non lo diciamo, è una Diciamo sorpresa. che quella che ha fatto Non lo diciamo, è una non lo siamo. sorpresa, è una sorpresa. Invece, nonostante questo periodo di Covid, che comunque ha messo in ginocchio una serie di iniziative, ecco, ci vuole illustrare invece le prossime iniziative estive che sono Assolutamente sì, impegnative. andremo a rafforzare quella che è una piattaforma unica in Italia, la piattaforma prenotamatese.it. Vi invito a visitarla, è una piattaforma sperimentale che consente la registrazione dei turisti che vogliono visitare alcuni luoghi del Parco regionale del Matese, dove possono trovare le giuste informazioni per andare in questi luoghi, registrarsi e quindi anche da un punto di vista epidemiologico, ma soprattutto di prevenzione, ci consentono di fare il contact tracing, cosa straordinaria. Tra l'altro, su questa piattaforma a breve verranno inseriti dei nuovi siti. La stagione primaverile estiva, sicuramente estiva del 2021, sarà una stagione in cui andremo a rafforzare la struttura di Miralago che, come avete potuto vedere, abbiamo riqualificato dopo anni di abbandono, ridando dignità e creando i presupposti affinché sia un reale front office. Andremo ovviamente a rafforzarla, ma andremo anche a migliorare molti sentieri e molte aree del nostro parco. Penso a Gioia San Michele, a Piana delle Pesche, penso al lago, penso a Miralago, penso al lago di Gallo, nello stesso tempo al lago di Letino, perché abbiamo una convenzione con SMA Campania, ex CAS, ovvero ex Campania Ambiente e Servizi, per fare degli specifici lavori di riqualificazione in quelle aree, in modo tale da avere la possibilità di accogliere in maniera serena, ma soprattutto la possibilità di ridare dignità ad un parco che lo merita. Le Le associazioni. associazioni in questi anni per noi sono state fondamentali. Se
Se non avessimo avuto le associazioni, non saremmo riusciti a raggiungere il grande pubblico, i cittadini del Matese. Si può fare di più, sicuramente, ma molto è stato fatto. Ringrazio la consulta delle associazioni del Matese, il presidente Vincenzo D'Andrea, le tante associazioni che hanno collaborato. Vedete, noi siamo diventati, secondo me, secondo la mia modesta opinione, un esempio di amministrazione aperta, cioè un'amministrazione che collabora in maniera sinergica con tutti quei soggetti che vogliono promuovere il territorio. Faccio un esempio: la prima volta che il Parco regionale del Matese ha partecipato ad Itinerando, che è un'importante fiera del turismo esperienziale che si celebra a Padova ogni anno, abbiamo in rappresentanza del parco inviato un'associazione. Allora, qual è la verità? Noi dobbiamo lavorare sempre di più con le associazioni del territorio per creare anche per togliere anche quel filtro, perché io sono un rappresentante istituzionale, do un indirizzo, ma è il territorio che deve rispondere in maniera sinergica, in modo tale da creare quei presupposti affinché tutti i soggetti pubblici e privati, in maniera sana, legittima, possano collaborare. Un'ultima domanda è quella che non le ho fatto. Qual è la domanda che si aspettava? No, io mi aspettavo, sinceramente, forse mi aspettavo questa domanda che un suo collega giornalista mi fece: quanto altro tempo ci sarà il Parco regionale del Matese? Allora io le dico, rispondo allo stesso modo. Tempo fa dissi 6 mesi, oggi non rispondo più. Cioè, sinceramente non le so dire, perché stiamo veramente partecipando attivamente ad una trasformazione che vedrà il territorio tutto, diciamo, cambiare e mutare in termini ovviamente di opportunità. Non è semplice dare una risposta perché sono tanti i soggetti coinvolti ed è importante che si faccia un buon parco, cosa che purtroppo con il parco regionale non è stata, nel senso che io mi sono trovato ad essere anche un po' l'esecutore testamentario, lo dico spesso, ma ho cercato in qualche modo di creare un'affezione al Matese. Anche la felpa col brand, con la scritta Matese, è a dimostrazione del fatto, o la mascherina, è a dimostrazione del fatto che noi dobbiamo lavorare molto sul brand cercando di creare delle concrete opportunità. Fermo restando che il territorio non deve essere sordo, deve collaborare perché ci sono tante cose che in questi anni mi hanno fatto capire che probabilmente quella diffidenza che c'era verso il parco in alcuni su alcuni argomenti probabilmente era fondata. Chiudo con un'ultima raccomandazione, se coinvolga di più l'informazione, che è molto importante questo. Io accolgo tutti i suggerimenti, i consigli e assolutamente faccio tesoro anche di quello che mi viene detto. Noi siamo un piccolo ente, siamo una formichina, e però tutti i suggerimenti, tutti coloro i quali vogliono darci una mano sono veramente saranno accolti con garbo, ma soprattutto con quella voglia di fare insieme per il bene del Matese. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, al Presidente del Parco regionale del Matese, il dottor Vincenzo Girfatto, e alla regia. Alla prossima sigla.